Una scolaresca ha fatto visita al planetario di Bedonia che si trova presso il seminario vescovile. I ragazzi sono stati divisi in gruppi ed hanno seguito una interessante lezione. Sentiamo. Siamo al planetario di Bedonia, nella stanza di fianco, nel laboratorio, con dietro come sfondo la Luna. E oggi qui, al planetario di Bedonia, al seminario nella città di Bedonia, abbiamo dato inizio a delle gite scolastiche nel territorio. Oggi, stamattina avevamo 72 bambini che hanno iniziato con un saluto alle stelle e poi tanti laboratori. Stanotte osserveranno il cielo, domani continueranno ancora con attività tra il laboratorio, le stelle, la natura e i musei del seminario, che è un polo museale molto molto interessante. Abbiamo pensato di proporre delle attività didattiche, ricreative, scientifiche nella nostra provincia, per gite, per uscite didattiche che le scuole possono fare qui nel seminario di Bedonia, che è una struttura estremamente accogliente. Quindi abbiamo delle gite scolastiche di un giorno, di 2 giorni, e oltre alle gite scolastiche proponiamo, per chi poi volesse durante l'estate, anche un centro estivo della scienza che dura una settimana. Abbiamo una settimana a giugno, una settimana a luglio, dove all'interno di questa struttura si giocherà con la scienza, con le stelle e con il cielo. Stanotte poi andremo sulla terrazza, tempo permettendo, c'è una schiarita, speriamo che si apra un pochettino il cielo e che ci permetta di vedere le stelle e i pianeti. E in altri momenti punteremo i nostri telescopi su di mano in mano gli oggetti celesti che saranno più interessanti. Aspettiamo tutti al seminario di Bedonia. Questa è la cupola del planetario di Bedonia, una cupola che può ospitare al suo interno fino ad una cinquantina di persone su queste panche. Al centro abbiamo un proiettore, che è un proiettore analogico, un gambato, che riesce a proiettare nel cielo le stelle, costellazioni, ma anche asteroidi, anche pianeti, anche fasi della Luna, e quindi permette, diciamo, lezioni, momenti, percorsi diversi per tutte le età e per tutti i curiosi che vogliono avventurarsi alla scoperta del cielo. A chi parteciperà a queste attività abbiamo preparato, diciamo così, degli omaggi, dei segnalibro con le osservazioni, la Luna che abbiamo visto con i nostri telescopi dalle terrazze del seminario. È possibile poi anche acquistare dei giochi scientifici che sono stati creati negli ultimi anni attraverso appunto delle nostre attività e legati al territorio, legati in particolar modo alle stelle o legati alla montagna o comunque legati al mondo che ci circonda. Volendo rendere il planetario, ma soprattutto il cielo, accessibile veramente a tutti, abbiamo lavorato anche per creare delle tavole Braille in modo che anche non vedenti o ipovedenti, questo in collaborazione con l'Unione Italiana Ciechi, possano attraverso, diciamo così, le dita entrare in contatto con il cielo e con il meraviglioso mondo delle costellazioni che gli antichi si sono immaginati nella volta celeste. I ragazzi che sono qua di Fontanellato saranno divisi in 3 gruppi e ogni gruppo avrà da fare un qualcosa di diverso. Primo gruppo che sarà con me qua sopra nella terrazza del planetario farà osservazione col telescopio, sperando nel tempo che non è proprio dei migliori. Un secondo gruppo sta facendo un laboratorio, sta costruendo un astrolabio, cioè uno strumento per riuscire a trovare le stelle e le costellazioni in cielo. Il terzo gruppo sta facendo un altro laboratorio, ossia un meridiano, un orologio che serve per misurare l'ora con l'ombra creata dal sole. Domenica torna a San Rocco di Borgo Taro l'appuntamento con la grande pesca di beneficenza, un appuntamento iniziato proprio la prima domenica di maggio e che si conclude questa domenica in concomitanza con le prime comunioni che si celebrano presso la chiesa. Vi ricordo che la pesca si trova all'interno dei locali dell'ex convento ed è aperta dalle 10 alle 12 e dalle 15:30 alle 18:30. Per tutti sono previsti ricchissimi premi, gli organizzatori vi invitano a partecipare numerosi anche perché ricordiamolo, è l'ultimo appuntamento. Abbiamo visitato la mostra all'arte dei fiori che è stata allestita lo scorso fine settimana a Palazzo Imbriani a Borgo Taro da Eugenia Bertozzi. Si tratta, come vedrete, di bellissimi quadri realizzati interamente con petali di fiori. Ho iniziato a raccogliere i fiori da ragazzina, li mettevo nei libri di scuola, poi
ho iniziato a fare sempre cose sempre più carine, più complicate, tanto da suscitare la curiosità degli altri, e così è arrivato un momento che anch'io ho voluto mostrarli, ho cominciato a fare le mostre. Niente, sono qui a Borgo Taro perché sono stata invitata per la Festa dei Fiori. Questo quadro è una novità, in quanto ho voluto fare delle cose in rilievo. In effetti rappresenta l'autunno, infatti ci sono le bacche, ci sono le foglie secche, e che poi è diventato anche un po' natalizio, tanto è vero che ho dato una doratura, e questa è una novità perché appunto è in rilievo. Tutti gli altri invece i fiori sono piatti. Anche questo è la tecnica nuova che ho usato in questi ultimi tempi, che è in rilievo. Questo è più primaverile, infatti c'è questo rosa, questa brillantezza di colori, e questo mi piace perché è proprio un po' primaverile, anche se le pigne per me rappresentano fiori. Ecco, questa è una cornice degli anni 50 che prima era un po' scialba, così ho fatto questa creazione con anche un fondo, diciamo, di una carta particolare, e mi è venuto questo svolazzo di petali, di cose che insomma mi soddisfa, mi piace moltissimo. Ecco, questo rappresenta un fregio che c'è in Palazzo Boeri, che ci sono questi fiori. Io li ho fotografati prima e poi creati a mio piacimento, così, che però è molto molto veritiero, insomma. È tutto pronto per la quarta edizione del raduno delle Terre Alte Mountain Bike, che si terrà a Berceto domenica 15 luglio. Le modalità di svolgimento sono le stesse degli scorsi anni. Il ritrovo per le iscrizioni alle 8 circa nel campo sportivo in via Iasoni, partenza alle 9.30. L'iscrizione è di 12 euro e se volete prenotare il pranzo vi costerà 8 euro in più e sarà a base di pasta, torta fritta e salume. Vi ricordiamo che l'uso del casco è obbligatorio. E siamo al meteo per domani, sabato 26 maggio. Al mattino irregolarmente nuvoloso o molto nuvoloso, con piogge a carattere di rovescio sui rilievi centro-occidentali. Nel pomeriggio poco nuvoloso, con possibilità ancora di piogge. In serata sereno. Le temperature minime in lieve flessione, valori tra 12 e 15 gradi. Le massime in flessione, valori tra 17 e 25 gradi. Infine i venti saranno deboli. Vi ricordo i programmi di questa sera su RTA, alle 20.45 il programma musicale ma non solo, 80 Nostalgia, alle 21.15 Epoca, che storia, e al termine il nostro TG. Grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata, un buon proseguimento, noi torniamo domani sera come sempre alle 19.35, arrivederci.